Il triangolo di Zimberg, ne avete mai sentito parlare? In che modo questa schematizzazione concettuale, questa semplice rappresentazione grafica ha rivoluzionato la concezione del rapporto tra droga, utilizzatore ed ambiente? Ma soprattutto chi era Norman Earl Zimberg? Effettivamente ho già parlato davvero tante volte sul mio canale YouTube, sul podcast e sul mio blog di sostanze d'abuso, dato che si tratta indubbiamente di una fondamentale determinante di malattia mentale. Ma in che modo? Sono solo le caratteristiche delle sostanze oppure c'è dell'altro? Qualche cosa di più raffinato e complesso che molto spesso non piace alle persone, non piace ai politici e spesso non piace neppure ai medici, dato che la complessità richiede uno sforzo ed un'apertura mentale che vengono poi silenziate dal desiderio che tutti noi abbiamo di banalizzare ogni cosa. Insomma, oggi vi voglio spiegare un concetto che non avevo ancora affrontato con precisione esplicitamente, anche se ne ho parlato diverse volte in maniera indiretta, ovvero di come le sostanze d'abuso, la tanto famigerata droga, diventi più o meno pericolosa a seconda di chi la usa e in quale contesto la si usa. Insomma, stiamo entrando di nuovo nell'ambito del biopsicosociale come determinante di malattia, un pochino come era accaduto parlando in passato del Rat Park, non so se vi ricordate. Era di nuovo un concetto riferito al perché le persone sviluppano dipendenza, diciamo una variante sperimentale del triangolo di Zimberg. Ve lo metto poi, ve lo linko qui da qualche parte per poterlo rivedere. Ma per prima cosa, chi era questo Zimberg, ovvero la persona che ha poi dato il nome al triangolo, che riassume questo delicato e complesso rapporto tra droga, ambiente e utilizzatore? Bene, il professor Norman Zimberg, medico psichiatra, ha insegnato appunto psichiatria clinica all'Università di Harvard a Boston ed ha anche esercitato la professione di clinico proprio nel campo delle dipendenze, e questo l'ha fatto presso il Cambridge Hospital, che è sempre nel Massachusetts, a nord di Boston. In poche parole, il triangolo di Zimberg rappresenta la raffigurazione grafica della sua teoria sugli effetti delle sostanze d'abuso delle droghe, e secondo questa schematizzazione vediamo che le conseguenze sul piano psicofisico di una data sostanza psicoattiva dipenderanno da tre fattori. Primo fattore, certamente dalle caratteristiche della sostanza stessa, la drug, ovvero dai target neurorecettoriali a cui sarà rivolta, dalle modalità, diciamo, di interazione con l'organismo umano, dagli effetti farmacologici generali, dal grado di purezza, certamente dalla presenza di tagli con altre sostanze. Poi due, dal set, ovvero dalle caratteristiche della persona che la assume. Parlo del peso corporeo, banalmente, della sensibilità recettoriale, del funzionamento generale dell'organismo, il genere sessuale, lo stato di salute fisica e mentale, l'essere stato o meno già in contatto con la sostanza e anche la presenza nell'individuo di altre sostanze che possono complicare le interazioni. E infine, terzo punto, dal setting, ovvero dal contesto socio-ambientale in cui avviene il consumo. Un ambiente sicuro e confortevole oppure stimolante e favorente il discontrollo? La presenza di persone a cui siamo connessi oppure di estranei? E cose di questo genere. Questi tre fattori interdipendenti, cioè drug, set e setting, secondo Norman Zimberg possono esercitare un'influenza decisiva sugli effetti psichici e comportamentali di una droga, ma hanno anche delle conseguenze sui rischi e sull'evoluzione del consumo da parte dell'utilizzatore, ovvero sviluppo o meno di grave o più o meno grave dipendenza. La domanda a cui il professor Zimberg ha provato a rispondere tra gli anni 60 e i 70 è questa: le droghe sono davvero ingestibili per gli esseri umani moderni e il loro uso porta inevitabilmente a un destino di distruzione e dipendenza? Vediamo che la risposta è molto più complessa di quello che pensano le persone e i decisori politici. In effetti, sino ad allora, le politiche antidroga tenevano conto esclusivamente delle caratteristiche intrinseche delle sostanze ed erano solo questi i paradigmi e le credenze dominanti sia nell'opinione pubblica che in coloro che stabilivano le leggi sulle droghe e i livelli di proibizionismo soprattutto.
E fu proprio in questo contesto culturale che Norman Zinberg riscrisse completamente la prospettiva scientifica sulle sostanze d'abuso, ponendole in stretta relazione con il soggetto e con l'ambiente. Una visione innovativa che venne poi sostenuta e confermata da molti altri scienziati, come vi ho detto prima, ad esempio Bruce Alexander e il suo Rat Park, in cui dimostrò che negli animali da esperimento, come negli esseri umani, l'utilizzo patologico di una droga era connesso in prevalenza all'ambiente in cui si vive e alle possibilità di sviluppare o meno una vita serena ed appagante. E quindi, allo stesso modo in cui è avvenuto per l'alcol, anche per le sostanze d'abuso illegali può essere ridimensionata la centralità della sostanza e delle sue caratteristiche biochimiche per aprire a una prospettiva molto più generale, complessa e impegnativa in cui l'influsso della società in cui si vive è realmente determinante sui comportamenti di abuso e di autodistruzione legato a sostanze e a comportamenti che siano l'alcol, gli zuccheri, la cocaina, il gioco d'azzardo, l'eroina, i social media e quant'altro. Ok? Grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto. Se vi sono stato utile, datemi un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Inoltre, nel caso siate dei veri fanatici di questi argomenti, vi consiglio di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive in cui io, da solo o insieme, frequentemente a molti ospiti strepitosi, vi parleremo di argomenti caldi della psichiatria, della salute mentale e delle neuroscienze. E in diretta potrete anche fare domande a me e ai miei ospiti. Bene, per adesso è tutto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.